Buongiorno ragazzi, www.relanitalia.it, sempre serie video, come cambiare il motore. Oggi andiamo a parlare del Reliant Phantom 8, che è praticamente un drone appena uscito dalla Reliant con scheda barometrica e va a rimpiazzare, è un upgrade del nuovissimo Sima X54. È un upgrade perché comunque ha delle qualità in più rispetto alla Sima, pur mantenendo le stesse parti di ricambio. Andiamo chiaramente adesso ad individuare il motore che va cambiato. Quindi, una volta individuato questo motore che va cambiato, basta girare il coperchio. Si leva il coperchietto, si stacca la vite con un cacciavite a stella, sfilando chiaramente l'elica, si gira il drone. Questo è già un upgrade rispetto al Sima, quindi si vanno a eliminare le quattro viti, una, due, tre e quattro del coperchio. Chiaramente io per semplicità ve le ho già allentate. Ok, si vanno a eliminare le due viti del coprimotore e a questo punto, come vedete, il motore si sfila. Vi ricordiamo che qui non c'è bisogno di nessun tipo di saldatore perché abbiamo tutti i connettori a innesto rapido. Quindi, per andare a rimpiazzare un motore del Phantom 8, come d'altronde del Phantom 9, avete bisogno di esattamente un cacciavite a stella e praticamente 20 secondi. www.renitalia.it